Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Siete sempre all'ascolto di Arte 24, Tonino Casula e Primo Pantoli ai microfoni di Radio 24 Ore. Prima dell'inserto musicale, Pantoli diceva una cosa molto interessante. Diceva che un giorno che un collezionista gli ha chiesto i quadri con le parolacce, quel giorno si è reso conto che probabilmente le cose che aveva fatto fino allora, che riteneva dirompenti, riteneva pugni nei denti per i borghesi, anche quelle cose dai borghesi erano state assorbite. È così? Certo, esattamente. Ecco, allora si è posto evidentemente il problema di una sopravvivenza come artista, cosa fare. Ecco, e vuoi raccontarci quali sono state le tue scelte? Beh, volevo intanto precisare che non è che non fossero valide quelle esperienze, cioè erano valide in un determinato momento, certo, sì, sì, storico, ovvero dopo di quello, dico, superata l'esperienza, bisognava affrontare altri problemi e andare avanti, insomma. A un certo punto così mi sono posto un problema invece di uscire, diciamo, un po' anche da questo gusto un po' letterario, se vuoi, un po' contenutistico, e dedicarmi a qualcosa di più specifico, no? Sì. C'è anche un problema di maturità a un certo punto, no? Che ti porta ad affrontare anche i problemi un po' fondamentali, insomma, in questo caso proprio i problemi fondamentali della pittura. Non solo, ma cessando, dico, di interessarmi direttamente dell'uomo, dei suoi problemi estremamente drammatici, sì, ma che rimandavo semmai ad un'attività politica più precisa, ho incominciato a riaffrontare di nuovo i problemi della natura, cioè i problemi dell'inserimento dell'uomo nella natura. Cioè, se un uomo desiderasse ad un certo punto di ricominciare da capo tutto quanto, no? Ho pensato, che cosa si affaccia a guardare un momento, uscendo da se stesso, dai propri problemi? E la prima cosa che ho incontrato è così, un campo di grano, una foglia, una pozza d'acqua, una nube, un cielo, un mare. Ecco, ricominciare dalle cose proprio più semplici, ridimensionarle, riaffrontarle con un linguaggio e con un modo di vedere diverso. Per me dipingere un mare oggi, dico, dimenticando, cioè superando tutto quello che è stato l'impressionismo, i macchiaioli, tutta la pittura ottocentesca, e darne una visione nuova, diversa, più scientifica, se vuoi, no? Mm-hmm. Proprio come analisi anche di una forma, di un linguaggio, questa è stata una scoperta molto importante per me. Sì, probabilmente c'è anche un altro elemento da introdurre, questo a evitare gli equivoci che potrebbero nascere da questo discorso forse ancora incompleto, equivoci così di desiderio di riposarsi, desiderio, no, diciamo anche un po' di evadere, può apparire questo. Ecco, una cosa che andrebbe detta è che vale sempre, io credo, quando si tratta di un artista che non voglio dire senta la vocazione, perché non credo nelle vocazioni, ma di un artista che si realizza attraverso il fare artistico, credo che un elemento da inserire nel discorso sia proprio quello di sentirsi rivoluzionari, non tanto perché si agitano bandiere colorate oppure perché si dice a tutti io lo sono, e lo si scrive e lo si dipinge, ma esserlo nei fatti, cioè esserlo nelle cose. E allora la prima rivoluzione che uno deve fare è con se stessa, con se stessi, cioè utilizzare i suoi propri strumenti di comunicazione, i suoi modi di porsi nel mondo, che per un pittore sono la pittura, utilizzarli in maniera appunto problematica e rivoluzionaria. Vuol dire questo, in questo caso, non so se sia un elemento da inserire, sì, nelle tue cose. Cioè una rivoluzione anche nel linguaggio, nel, esatto, modo di porsi di fronte alle cose. Cioè è molto facile vivere del già seminato, no? Infatti. Ti è andata bene per un certo periodo, a questo punto non fai che raccogliere. Nel frattempo tu come persona cosa fai? Questo è il problema che prima o poi si pongono un po' tutti gli artisti, soprattutto dopo che hanno fatto esperienze positive come quelle che hai fatto tu. Ecco, il problema è quello di uscire da questa situazione. Quella veramente è una situazione di riposo, è una situazione di contemplazione di se stessi. Ecco, in fondo dico, dopo il periodo della distruzione, no? Io avevo ormai sull'uomo, sulla figura, l'avevo talmente contorta, distrutta, stravolta, sviscerata, capovolta,
analizzata, penso, insomma, per quella che erano le mie forze, in tutte le sue possibilità di disperazione, di dolore, di guai, di problemi o anche di ansia, di emozioni di tutti i tipi, insomma, a un certo punto ho voluto anche fare delle proposte costruttive, insomma, non solo sul piano dei contenuti, e allora mi sono riaffacciato al problema della natura, ma anche sul piano dei linguaggi. Allora la necessità di analizzare il linguaggio della pittura nelle sue componenti base, fondamentali. Ecco che ho iniziato a trovare degli elementi circolari, della pennellata o elementi circolari, oppure linee che si sovrapponevano, per vedere attraverso questi elementi base, semplicissimi dico, basilari, per vedere che cosa si poteva ricostruire. Sì. Senti, adesso questo problema che a me sembra molto interessante, cercheremo di ridurlo in soldoni per così i nostri amici che si trovano così in difficoltà, non tanto perché probabilmente non hanno davanti agli occhi le cose che fai, e poi probabilmente perché certi problemi non se li sono posti così con questo taglio. Direi di interrompere ancora con un brano musicale e riprenderemo fra poco. Dicevi di questo tuo ritorno alla natura, di questo tuo desiderio di ricominciare da capo, ricominciare ad analizzare le cose da capo partendo dalle cose più semplici. Parlavi di paesaggi, di cose di questo tipo. Probabilmente nella mente di molti dei nostri ascoltatori il problema si pone nei termini antichi, diciamo. Se parli di mare immaginano una marina, se parli di un paesaggio immaginano alberi e così via. Io che conosco le tue cose so che l'immagine che viene fuori dalle tue cose non è esattamente questa, anche se il rimando al mare, al paesaggio, alla natura in generale è abbastanza esplicito, abbastanza chiaro. Ecco, vediamo per i nostri amici, diciamo così, meno addetti ai lavori, in che maniera è possibile realizzare un rapporto diverso con la natura attraverso la pittura. Vabbè, tentiamo. Dunque, il problema fondamentale era quello di intanto di togliere tutto quello che non riguardava il problema, cioè affrontato un problema, preso un tema, il mare, le onde, il movimento del mare, bisognava sfrondarlo di tutta quell'altra forma, in fondo di retorica se vuoi, ottocentesca, ma anche di contorno, che non mi serviva. Per esempio, cioè sfrontare il cielo, le nubi, la spiaggia, le collinette nel fondo più o meno azzurre, più o meno viola, cioè tutta quell'impostazione tipica del quadro dell'Ottocento, no? Del sì, paesaggio ottocentesco. Sfrondando quello restava soltanto il fatto, il mare, col suo, con quali problemi di riflessi, di movimento, di infinità di luci che si contrapponevano, che si rincorrevano. Inoltre io avevo un problema non di rappresentare per analogia, per metafora, cioè con un azzurro, così più o meno come si faceva prima, di rappresentare per analogia, ripeto, il mare, ma di ricostruirlo in un oggetto, il quadro, che da solo, che di per sé stesso, presentandosi in piena autonomia, cioè da solo, senza far riferimenti, alla fine diventava autonomo, insomma, senza fare riferimenti diretti con lo spunto da cui era partito, ricostruisse lì con metodi puramente pittorici, cioè col colore, il pennello, cioè col linguaggio, col diciamo, linguaggio tipico della pittura e con i mezzi tipici della pittura, ricostruisse quegli elementi che mi facevano, che mi emozionavano o che ho visivamente a contatto col mare. Cioè io in un quadro, su un piano, su una superficie, dovevo ricostruire in fondo il movimento, i riflessi, le luci, la profondità, se vuoi, tutto quello di tutta questa liquidità luminosa, sì, del mare. Ecco, vediamo di tradurre in altri modi questo stesso tipo di esperienza. Mettiamo la musica. Ecco, esattamente. Beh, guarda, mi hai tolto la parola, perché ecco, in fondo io da qualche tempo sto così riprendendo una cosa un po' di quelle cose che si tengono un po' nel cassetto, se vuoi, no? Ho ripreso a studiare musica, insomma. Sì. E attraverso la musica poi mi sono accorto come questo elemento base che è la nota musicale, no? Alternandosi, sovrapponendosi così in una continua dialettica di discorso, ti rappresenta poi tutto un discorso, no? Tutto viene fuori, tutta non lo so, tutta una serie di non so neanche come definire. No, diciamo che non sono, ecco, se anche in natura ci sono dei suoni, dei rumori,
che creano un ambiente. Bene, trasferirli in musica non significa imitare, esatto, appunto i suoni, non so, prendiamo la primavera, come si chiama questo? La primavera di chi è? Non lo so quale primavera. Di Vivaldi, scusa, io ho dei buchi terribili ogni tanto. Ecco, molti sentono cantare gli uccelli, sentono i ruscelli, sentono tutto ciò che è la primavera, eccetera. Ecco, probabilmente è anche questo un tipo di lettura, diciamo, no? Un modo di rientrare nella natura. Però una cosa è sicura, che nel momento in cui per eseguire appunto un pezzo chiamato La Primavera si utilizzano strumenti musicali e quindi non più il canto degli uccelli, il canto reale degli uccelli e il rumore reale dei ruscelli. Certo, ma si ricostruisce. Si ricostruisce, una probabilmente così tengono in presenti elementi di equilibrio, di struttura, se vogliamo, che sono abbastanza analoghi. Ecco, proprio il problema delle strutture, insomma. Ecco, cioè, a un certo punto non c'è quadro, non c'è azzurro o non c'è composizione di azzurri che ti possa rendere il movimento del mare, ad esempio. Allora io sono dovuto ricorrere a delle linee curve che si accavallano, che si rincorrono con colori diversi. L'occhio, seguendo queste linee, ricostruisce un piano, il piano del mare, il piano dell'acqua, in fondo, però in continuo movimento, perché l'occhio è costretto a saltare da una linea all'altra, da un segno proprio all'altro, e ricreandosi proprio otticamente quell'elemento che ti ha colpito nel guardare il mare. Ecco, è ben diverso che dipingere il mare. Sì, rendere verosimigliante l'azzurro che tu usi, ecco, con l'azzurro del mare. Ecco, non è affatto verosimigliante, sarebbe quasi da considerarsi un quadro astratto, certo, in definitiva. Che però volle ricostruire attraverso delle strutture elementari, ricostruire quegli elementi che io ritrovo nella natura. Sì, che poi è lo stesso procedimento che noi usiamo quando impieghiamo la lingua per descrivere una realtà. Cioè, certo, per dire treno non è che diciamo ciuf ciuf, esatto, insomma, diciamo treno per descrivere un... Certo, ecco, ci serviamo di strutture che sono proprie della lingua, e le utilizziamo proprio in maniera appropriata, certo, rispettandole, altrimenti non comunichiamo niente, per descrivere o per entrare nel merito delle cose che poi ci stanno intorno. Diciamo, anche descrivere la natura con le parole non significa rendere le parole verosimiglianti alla natura stessa. Ci serviamo delle parole secondo la convenzionalità delle parole, che è diversa in quanto appunto strumento di comunicazione, come appunto, sì, che in fondo mi sembra che sia il problema di tutta l'arte moderna, dico, a partire, se vuoi, dal cubismo. Insomma, dal cubismo è finita col cubismo la metafora, non l'analogia, sì, con la natura, anche se hanno continuato a prendere spunto dalla natura, però è nato il problema del linguaggio, cioè della visione mentale della realtà, che è poi un'altra visione cosa mentale, concettuale in fondo, della realtà, insomma. Sì, va bene, forse c'è Ninni che è un po' impastrocchiato con il long plane. Se vuoi mandarci ancora un pezzo, così lasciamo riposare i nostri ascoltatori.